Giornata dell'Europa, oltre 300 ragazzi provenienti da tutta la Toscana si sono confrontati con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. 1.750.000 euro riservati ai comuni per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni e ai più fragili. Cambiano le regole di accesso alla qualifica dirigenziale della pubblica amministrazione, la Regione recepisce il decreto legge nazionale e introduce alcune novità. Si va verso l'ampliamento dei servizi resi dal difensore civico regionale, l'Aula approva la relazione per l'attività svolta nel 2021, ma l'incarico, dopo le dimissioni di Sandro Vannini, è vacante. La giornata dell'Europa. Oltre 300 ragazzi provenienti da tutta la Toscana si sono confrontati con Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea. È stato un confronto a tutto campo in cui gli studenti hanno rivolto domande sul funzionamento delle istituzioni europee, sul monitoraggio dei bilanci, sugli obiettivi ma anche sulle strategie adottate dall'Europa nella guerra russo-ucraina, sulle possibilità da parte dei paesi europei di affrancarsi dalla dipendenza delle fonti energetiche russe e molto altro ancora. Chiederemo sicuramente di lavorare per un'Europa sia sempre più nostra e che abbatta anche le barriere nazionali. In questo senso sicuramente anche le liste transnazionali per l'Europarlamento sono un passo molto importante e che ci permetta proprio di sviluppare una coscienza di popolo europeo ancora prima che nazionale o legato comunque a dinamiche di un'Europa degli Stati. Comunque essere connessi con gli altri paesi sempre di più, soprattutto in questo periodo, dobbiamo essere uniti e forti e credo che sia comunque un'opportunità sia per lo studio sia per il nostro futuro, ecco, è una grande opportunità. Sono stati dunque i giovani i protagonisti dell'iniziativa al Teatro della Compagnia di Firenze, organizzata dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, in occasione della Giornata dell'Europa, che si celebra il 9 di maggio. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Questa festa dell'Europa deve secondo me rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. L'evento si è aperto con l'inno europeo suonato al violino da Veronika Duniak, giovane ucraina che è dovuta fuggire dalla guerra, che ha trovato rifugio in Toscana e che adesso studierà al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Nel teatro sono poi risuonate le parole del già presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso lo scorso gennaio, che esortano a conoscere meglio l'Europa perché quando la conosciamo ci rendiamo conto di non poterne più fare a meno. Ogni problema ha un risvolto internazionale, globale e naturalmente l'Europa è utile al mondo ed è utile ai cittadini europei e italiani e fiorentini per stare al mondo. L'attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, con un suo messaggio, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa. Josep Borrell ha voluto, all'inizio del suo intervento, ribadire un concetto da lui giudicato fondamentale. Se ci domandiamo che cos'è l'Europa, dobbiamo rispondere che l'Europa è soprattutto la pace tra noi europei, ha detto. Il giovane non pensano alla guerra, perché la guerra non è stato mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è vero. L'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro, che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale.
perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale e perché hanno d'altri potere molto più grande che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte. E se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. L'incontro si è concluso con la consegna a Borrell da parte dei rappresentanti delle istituzioni toscane della pubblicazione Cara Europa ti scrivo, che contiene oltre 100 messaggi degli studenti toscani alle istituzioni europee e del Pegaso alato, simbolo della Toscana. Rigenerazione Toscana. Dopo oltre 2 anni di pandemia, il Consiglio regionale della Toscana interviene con le sue risorse, pari ad 1.750.000 euro, derivanti dall'avanzo di bilancio, per sostenere i giovani, la fascia d'età che ha più sofferto per la mancanza di socialità. Nasce così il bando Rigenerazione Toscana. Un bando che scade il 16 maggio, dedicato ai comuni che con i sindaci e le amministrazioni comunali hanno l'opportunità di pensare a iniziative di promozione socioculturali rivolte alle giovani generazioni. Nell'auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso si è tenuto un incontro destinato agli amministratori under 35 e ai ragazzi di Giovani Sì per approfondire le opportunità che il bando offre. 4 linee di intervento, quella chiamiamo rigenerazione culturale attraverso iniziative di street art, la rigenerazione sociale provando a costruire dei luoghi di aggregazione sociale e giovanile, la rigenerazione inclusiva provando a mettere a disposizione dei comuni che lo vorranno dei parchi gioco inclusivi e poi un momento per far conoscere i nostri talenti della musica giovanile. Ogni singolo comune potrà partecipare ad una sola di queste linee di intervento per un massimo di 15.000 euro di finanziamento. Chiediamo ai comuni un piccolo sacrificio che è quello di cofinanziare l'opera per un minimo del 20%. Noi speriamo che tanti comuni della Toscana possano partecipare e che tanti giovani possano essere protagonisti attivi della vita delle nostre comunità. Le pubbliche amministrazioni, la Giunta, il Consiglio, ma anche i comuni e tutte le altre amministrazioni pubbliche devono avere sempre al centro della propria attività l'impegno verso i giovani, che non sono il futuro del paese. Il futuro è un tempo che oggi non esiste, lo possiamo immaginare ma non esiste. I giovani già ci sono e già oggi possono e devono contribuire al rafforzamento delle nostre comunità. Quindi grazie al Consiglio regionale per il lavoro che ha fatto, io sono certo che avrà questo bando una larga risposta dalle amministrazioni pubbliche ma anche da quei tanti enti del terzo settore che al fianco dei comuni si impegneranno per produrre e per mettere in atto questi progetti. Le recenti ricerche fatte dall'Istat o da altri tipi di istituti dimostrano come i giovani abbiano subito in maniera preponderante quello che è stata la pandemia, le chiusure che hanno costituito un vero e proprio blocco alla loro socialità e quindi attraverso questo bando si promuovono azioni volte invece a valorizzare sia i giovani e le loro espressioni artistiche attraverso lo street art ma anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, teatrali e altre azioni che vogliono invece promuovere l'inclusione e la socializzazione al termine di un periodo difficile. Come ANCI Nazionale Giovani noi siamo felici che la Regione Toscana, la Presidenza del Consiglio della Regione Toscana abbia pensato a questa iniziativa che è un'iniziativa rivolta al mondo dei giovani attraverso i comuni e quindi siamo soddisfatti, credo che sia una bella opportunità per i comuni italiani, ringrazio la Regione Toscana e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Qualifiche dirigenziali, si cambia. Cambiano le regole di accesso alla qualifica dirigenziale della pubblica amministrazione. La proposta di legge regionale è stata approvata a maggioranza. L'atto interviene su vari aspetti. Resta ferma la percentuale non inferiore al 50% dei posti destinati all'accesso dall'esterno. Sui restanti posti si stabilisce una riserva di quota fino al 30% per il personale in servizio a tempo indeterminato in regione che abbia laurea magistrale e abbia svolto almeno 5 anni di servizio nella categoria inferiore a quella dirigenziale. Un'ulteriore quota, non superiore al 15%, è riservata al personale che ricopre incarico dirigenziale.
Un altro aspetto toccato dalla riforma riguarda la nomina e i requisiti per direttore generale e direttori. D'ora in poi, e la novità riguarda anche le qualifiche dirigenziali, queste figure potranno essere scelte anche tra soggetti con esperienze di almeno 5 anni nei settori della ricerca o della magistratura. Infine, per le mansioni di autista, si stabilisce che possono assumere questa qualifica anche soggetti non dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente noi diamo la possibilità, come avviene in altre regioni, come per legge nazionale c'è una precisa, ci sono una serie di precise disposizioni nazionali, si dà la possibilità alla Giunta di assumere in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi, previsti appunto dentro la normativa nazionale, dalla ricerca alla docenza universitaria, ai procuratori e agli avvocati dello Stato fino alle cariche della magistratura. E in questa legge poi abbiamo via via, che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la Regione Toscana doveva fare a una legge nazionale. Poi, come sempre accade, quando la Regione deve adeguarsi a una norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla Regione, quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo, motivo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso, quindi non aveva senso votare in maniera contraria, ma non abbiamo nemmeno avallato una legge che doveva essere di 10 parole è diventata di 4 pagine. A livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto, diciamo, in sospeso e che riguardava l'assunzione, diciamo, a discrezione della Giunta per quanto riguarda diciamo, gli autisti a servizio. Al di là di questo, il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente, ecco, va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. La qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie. Difensore civico, il bilancio 2021. Apprezzamento per l'attività svolta nel 2021 dal difensore civico regionale Sandro Vannini, impegno a provvedere al più presto alla nomina di un nuovo difensore civico, ora che Vannini è passato alla direzione di Toscana Notizie, l'agenzia di informazione della Giunta regionale. Sostegno all'attività di conciliazione per il servizio idrico da estendere anche ad altri settori come il gas, l'energia e i trasporti. Sono questi i punti fondamentali espressi nella risoluzione collegata alla relazione 2021 dell'attività del difensore civico regionale e illustrata in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Nell'atto, approvato a maggioranza, si stabilisce poi l'impegno alla valorizzazione del difensore con riferimento alle sue funzioni di tutela in ambito sanitario, a prendere consapevolezza del ruolo che la difesa civica toscana svolge a livello europeo e a proseguire iniziative per l'istituzione di un difensore civico nazionale. Il nostro voto è stato condizionato proprio dalle dimissioni del difensore civico dottor Sandro Vannini. Consideriamo che si tratta di una figura strategica anche per l'ordinamento statutario regionale, in un momento peraltro delicato, perché come, ecco, dimostra l'aumento delle istanze trattate dal difensore, ma anche, ecco, le più diverse materie da lui trattate, potrei dire, ecco, in materia di sanità, come siamo stati, ecco, in questa situazione di pandemia e ne ha trattate di istanti al difensore civico, lasciare in questo momento crea oggettivamente delle difficoltà. L'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni. Difensore civico, non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità.
Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda, probabilmente anche in virtù della sua vecchia militanza politica, ha fatto per 14 anni il consigliere comunale prima dei DS e poi del PD a Siena, si ricorda della sua vecchia appartenenza politica, del suo vecchio patentino di giornalista e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto pubblico, di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità. E quindi sono curioso, perché ancora non abbiamo visto gli atti, di capire come il dottor Vannini si sia potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie. Ovviamente si prende atto delle dimissioni del presidente, perché ha ottenuto un altro del difensore civico, perché attraverso la decisione del presidente ha ottenuto un altro incarico, e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico, perché lo riteniamo all'interno della politica regionale toscana in accordo con tutti i livelli nazionali. Vogliamo ricordare che il difensore civico è una figura prevista alla legislazione nazionale e presente in tutte le regioni. In Toscana è una figura che c'è da oltre 30 anni e ha una sua grande autorità anche verso tutti gli altri colleghi delle altre regioni, proprio per la struttura che la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana hanno saputo creare. Quindi presto bisognerà arrivare alla nomina del nuovo difensore civico.